Buonasera, siamo in diretta Facebook, qui a fianco a me c'è il professor Francesco Sirleto, che è l'autore di questo meraviglioso libro, Il piacere dei testi, che è stato pubblicato esattamente un anno fa. Quindi. Novembre del 2020. Nel 2000. Ecco, naturalmente noi faremo delle domande all'autore, che è un carissimo amico di vecchia data. Vecchissima, tu stai infierendo, va bene. Vecchissima, sì. E Franco Sirleto, Francesco Sirleto, io ti chiamo Franco, sì, sì, perché è un vorace e instancabile lettore, e quindi si trova un po' come un topo nel formaggio, perché qui siamo circondati da libri, ben disposti da Alessio Zambardi, che è il titolare dal 2006 di questa bella libreria che si chiama Il Mattone, ma senza allusioni al libro di Francesco, perché il libro di Francesco si legge bene, anche per la sua carriera, oltre che di scrittore, di giornalista, e quindi di uno che sa porgere al colto e all'incrita argomenti anche difficili. Francesco Sirleto ha una caratteristica nei suoi articoli, che poi sono diventati, diciamo, capitoli di questo libro, di mettere degli esergo, e quindi che fanno infuriare, senza nominarlo, il direttore del giornale Abitare A. Però lo stesso deve riconoscere che dietro questi esergo c'è un filologico che poi viene sviluppato nel testo dell'articolo. Ecco, di che cosa tratta questo libro? Innanzitutto c'è un filo conduttore, che è il piacere della lettura, un piacere che fortunatamente pare parecchi italiani stanno riscoprendo con la lettura del libro, causa lockdown, e quindi di questo noi siamo tutti quanti felici. Ecco, nel libro che è stato pubblicato ci sono naturalmente articoli e brevi saggi, soprattutto di letteratura, ma non solo di letteratura, anche di concerti, di spettacoli teatrali, qualche itinerario di viaggio, e poi ci sono alcuni ricordi molto toccanti, per la verità, specialmente quello di Ettore Rannaletta, che è un comune amico che ci ha lasciato. Ecco, io volevo fare alcune domande naturalmente a Sirleto. Ecco, quanti libri hai? Che senso? Quanti libri posseggo, sì, e quanti, diciamo, libri ho letto? Sì. Beh, diciamo che non li ho contati. Ma nel corso della mia vita, della mia esistenza, ne ho messi insieme diverse migliaia. Credo che di essere arrivato a 7-8 mila di mia proprietà, ovviamente. Non posso dire di averli letti tutti, questi 7-8 mila, però diciamo un buon 70-80% di questi libri li ho letti, e alcuni li ho anche riletti. E non soltanto una seconda volta, ma anche una terza e quarta volta, perché vi sono dei libri che suscitano non soltanto la prima volta che li leggi un piacere che è veramente qualcosa di indescrivibile, ma anche quando li vai a rileggere. Ma perché? Perché uno potrebbe pensare, vabbè, quando li vai a rileggere praticamente leggi lo stesso libro, ma non è così. La lettura ha questo di strano, no? E questo anche di magico. Nel senso che puoi leggere un libro, un bel libro, no? La prima volta, e ovviamente ti comunica determinate cose. Se lo leggi la seconda volta, ovviamente, se è un bel libro scritto da un grande autore, da uno che sa scrivere, insomma, soprattutto i classici, ti dice non soltanto le cose che ti ha detto la prima volta, ma anche cose diverse, perché nel frattempo, ovviamente, il tempo è passato, tu hai letto altri libri, hai fatto altre esperienze, e quindi è chiaro che quando lo vai a rileggere quel libro
lo leggi con occhi diversi, con un patrimonio culturale diverso, avendo fatto esperienze diverse, e quindi è chiaro che riesci a scoprire un altro significato, oppure diversi significati che prima ti erano sfuggiti. Ecco, questo è ciò che è bello nella lettura, ciò che attrae nella lettura e ciò che provoca effettivamente un piacere che è un piacere indescrivibile. Quel piacere che Roland Barthes, no, che io cito nell'introduzione a questo libro, ha cercato di descrivere in quel bellissimo testo, un testo brevissimo oltretutto, sono 70 pagine, 80 pagine, del 1973, che si intitola appunto Il piacere del testo. D'altra parte, io avendo intitolato questo libro Il piacere dei testi, non potevo non riferirmi, no, a una autorità in materia di piacere del testo come appunto Roland Barthes. Sempre nell'introduzione io, oltre a Roland Barthes, cito anche un altro grande lettore, e non soltanto lettore, ma anche scrittore, come Umberto Eco. Umberto Eco, che è stato, lui sì, diciamo, un voracissimo lettore, ma anche un prolificissimo autore. E accanto a Umberto Eco non posso non citare una delle massime autorità nel campo dei libri, no? Un bibliofilo che veramente, insomma, ha detto delle cose incredibili tanto sul libro, no? Su che cos'è il libro, paragonandolo addirittura all'universo intero, no? Ogni libro è un universo e l'universo a sua volta è formato da infiniti libri. La Biblioteca di Babele, che è uno dei racconti più belli che si possano leggere, ed è un racconto che fa parte della raccolta Finzioni. Ecco, Borges, sto parlando appunto di Jorge Luis Borges. Barthes, Eco, Borges, sono queste, diciamo, le massime autorità quando si parla, ecco, come, di piacere del testo. Come leggi? Cioè, qual è il modo con cui ti approcci a una lettura? Beh, la lettura... Cioè, non c'è, diciamo, un modo particolare. È casuale, oppure sei ordinato nelle scelte, ti fai dei programmi di lettura, cioè è una cosa che lasci un po' all'ispirazione. È difficile, diciamo, programmare le letture. Va bene, è difficilissimo se non impossibile. È chiaro che bisogna lasciarsi, abbandonarsi all'estro del momento. No? Ci possono essere diversi motivi per cui uno decida a un certo punto di leggere quel testo. Quindi sei aperto alle provocazioni. Ma sì, sono aperto a tutte quante le provocazioni, perché uno può leggere perché magari ha sentito parlare, può leggere quel libro perché ha sentito parlare di quel libro da qualche amico, oppure perché ha letto la recensione di quel libro. Uno può, come dire, leggere quel libro perché magari girando, no, siccome io sono un frequentatore abituale di biblioteche, di librerie, biblioteche, librerie, ma soprattutto librerie, ovviamente, posso imbattermi in un libro, magari anche di un autore sconosciuto, ma che magari ha un titolo che mi stimola, che in quel momento mi stimola. Vado subito a sfogliare il libro, perché c'ho pure questa bruttissima abitudine di aggirarmi per le librerie, no? Prendere i libri in mano, perché oltretutto fa parte anch'esso, no? Il contatto fisico con il libro, con le pagine, proprio sfogliando le pagine, fa parte anch'esso del piacere del testo. E addirittura dirò di più, anche come dire, l'odorato, no? Quindi, la puzza, chiamiamola così, quindi del libro. Praticamente, no? Come anche chi ti sta parlando, appartieni al cartaceo superiore. Sì, confesso. Quindi, preferisci, diciamo, la lettura che... su carta, sì, anche per la sensualità, diciamo. Sì. Io uso questo termine perché il libro è un oggetto che si affronta anche con sensualità, quindi praticamente si valuta anche la bellezza, sì, del testo, la sua maneggevolezza. Anche il libro, il cosiddetto libro ebook, no? Coinvolge almeno un senso, va a dire la vista. Va bene. Ma
il libro cartaceo, oltre alla vista, coinvolge appunto il tatto, coinvolge anche l'udito, perché sentire sfogliare le pagine del libro è veramente qualcosa di molto piacevole. Ecco, tu i libri li maltratti oppure no? Cioè, in che senso? Fai le orecchie ai sì, libri? Confesso pure questo, confesso questo difetto. Faccio le orecchie, poi di solito sottolineo e risottolineo. Sì, e non soltanto sottolineo, ma anche al lato, no? Vuol dire, metto delle parole oppure delle frecce, qualcosa che insomma. Quindi il piacere della lettura, diciamo, è un piacere anche di sottolineatura, in modo da mantenere ciò che si è letto, perché io mi sto accorgendo, per la mia età, che naturalmente è meno fresca della tua, che praticamente le letture fatte mi abbandonano, diciamo, quindi c'è bisogno di una rilettura per certi autori anche frequente, perché altrimenti si rischia di avere dei pezzi che ti abbandonano. Quindi su questo, diciamo, siamo. Sì, ma non solo, cioè la sottolineatura, la freccia, la lineetta verticale fatta, diciamo, a margine, no, dello scritto, mi serve anche per quello che dicevi prima tu. Cioè, non soltanto, siccome io sono abituato, diciamo, a anteporre, no, agli articoli che scrivo, ai saggi che scrivo, quegli exerga di cui tu parlavi prima. No, e a cui non rinuncio, perché, come dire, sono decenni che sono abituato a premettere appunto queste citazioni, va bene? E allora molto spesso queste sottolineature, queste freccette, eccetera, eccetera, mi servono a ritagliare, a selezionare, no, quei famosi exerga, no, che poi io adopero e ovviamente, no, utilizzo abbondantemente nella scrittura. Poi c'è questo. Diciamo, se non interpreto male, la tua attività giornalistica ti porta poi a fare questo esercizio di riordino delle idee rispetto a un determinato libro. Infatti, certo, si vede anche nella partitura di questo libro la tua preferenza per la letteratura, sì, romanzo, tanto per intendersi. Sì. Meno, l'ho visto e mi ha sorpreso, che dedichi molto poco alla poesia, eccetto alcuni autori preferiti, quindi sei più per il romanzo, per l'opera saggistica e meno per la poesia, oppure mi sto sbagliando? No, in parte hai ragione, in parte ti stai sbagliando, nel senso che la poesia ovviamente è qualcosa che dà un piacere del tutto particolare, come diceva Hegel, no, in uno dei suoi famosi capitoli della monumentale estetica, no, che lui ha scritto, che è uno dei testi filosofici per quanto riguarda la filosofia dell'arte fondamentali, di cui non si può fare a meno, insomma, no, nel momento in cui tu cerchi di comprendere che cosa sia effettivamente l'arte, la letteratura, la poesia, tutto ciò che riguarda, diciamo, il piacere estetico. Va bene, come diceva Hegel, noi non siamo più nell'epoca della poesia. Va bene? L'epoca della poesia ormai è tramontata. Siamo nell'epoca della prosa, del romanzo. Va bene? Nell'epoca del commercio. Va bene? E se vogliamo avere, come dire, una rappresentazione fedele del mondo esterno, del mondo che è rappresentato anche dalla società, va bene, dobbiamo affidarci al romanzo, perché è il romanzo, anche se il romanzo ovviamente non può raggiungere i livelli altissimi che dà la poesia, ovviamente quando è la grande poesia, va bene, la grandissima poesia, certamente dà una visione più, come dire, realistica della realtà esterna, e non soltanto della realtà esterna, ma anche della realtà costituita dall'interiorità. Il romanzo ti permette di scavare in profondità, di come dire, rappresentare quelle che sono tutta una serie di sfaccettature, no? Di forme, va bene, a cui la poesia non può
diciamo, aspirare. Va bene? Perché la poesia è soprattutto espressione dell'animo, espressione dell'interiorità. E il romanzo, invece, no, ha questa capacità di unire, di sintetizzare l'interiorità con l'esteriorità. E quindi, chiaramente, la poesia, come dire, non è che deve essere trascurata assolutamente, ma rispetto al romanzo, ovviamente, occupa nell'odierna società un ruolo, un posto, va bene, inferiore rispetto al romanzo. D'altra parte, anche grandi personaggi, letterati, che avevano cominciato con la poesia, a un certo punto hanno dovuto, se appunto la loro intenzione, no, era quella di rappresentare una realtà la più complessa possibile, hanno dovuto dedicarsi al romanzo. E tanto per citare un nome, Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini nasce come poeta, è innanzitutto come poeta dialettale, no? Lui scrive poesie in friulano, in pura lingua friulana, Furlan, va bene. A un certo punto si trasferisce a Roma, a Roma incontra una realtà molto più complessa e complicata rispetto alla realtà contadina che è rurale, che aveva lasciato in Friuli, va bene, e non è che, come dire, rinuncia immediatamente al suo essere poeta, va bene, tant'è vero che lui scrive in quei primi anni in cui si è trasferito a Roma una raccolta di poesie che sono veramente qualcosa di altissimo nella storia della poesia del Novecento, vuol dire le cenere di Gramsci, ma subito dopo si accorge che appunto le poesie, anche se bellissime, anche se così complesse come quelle che egli ha raccolto nelle cenere di Gramsci, non sono sufficienti, no? Per descrivere la realtà, la nuova realtà in cui lui si è andato a cacciare, praticamente, che non è soltanto la realtà delle borgate romane, ma la realtà di una città così complessa come Roma. E deve dedicarsi al romanzo. A proposito delle ceneri di Gramsci, il nostro professore denuncia la scomparsa di 4 copie del sì. libro, e quindi oggi acquisterà una copia delle ceneri di Gramsci, mandando un messaggio ai suoi allievi che gli hanno ciulato queste copie. Di tenersi, in realtà la scomparsa, dico d'essere, perché il libro va goduto, e come la frutta quando è rubata è più saporita. Quindi, è vero. E comunque il principale responsabile della scomparsa di quelle copie sono io. Io come editore sono contento quando i libri vanno certo. a ruba, naturalmente. Ecco, entriamo un po' più nel merito del libro, perché magari altrimenti ci sono delle proteste così dei numerosi nostri video ascoltatori. Ecco, passando nella prima sezione, quella delle recensioni letterarie, ce n'è una che preferisci? Beh, in realtà sono tante quelle che preferisco. Vabbè, una. Però insomma, se dovessi. E la possiamo anche anticipare in parte ai nostri ascoltatori. Se dovessi scegliere, visto che diciamo uno dei miei più grandi maestri, tra quelli che ho citato prima, è appunto Jorge Luis Borges, no? Il grande scrittore argentino, il famoso bibliotecario cieco che oltretutto, no, è stato la fonte ispiratrice per un altro grande bibliofilo, Umberto Eco, no? Per un personaggio famosissimo del suo primo romanzo, Il nome della rosa, Jorge da Burgos, no? Che poi l'assassino, anzi a proposito dell'assassino, bisogna, come dire, metterci in testa che il lettore, no? Innanzitutto è un indagatore, va bene? Cioè nel momento in cui si accinge a leggere un libro fa lo stesso lavoro, no? E assume la stessa funzione, lo stesso ruolo che assume il poliziotto nel momento in cui si trova di fronte, no? Un caso, un delitto, va bene? Che devo fare? Devo scoprire l'assassino, chi è l'assassino? Ok? Ora, di fronte a un libro, chi è l'assassino? Innanzitutto è ovviamente colui che ha scritto il libro, va bene? In secondo luogo, se il libro, no, ha come oggetto, come argomento, no, un caso poliziesco,
va bene, come molto spesso ci capita, anche grandissimi scrittori si sono cimentati con il cosiddetto genere poliziesco, va bene. Allora è chiaro che oltre a scoprire chi è l'autore, va bene, e l'autore non basta sapere il nome e cognome dell'autore, perché bisogna capire in che modo l'autore, no, ha organizzato quello che ha scritto, va bene, vale a dire la narrazione, l'oggetto della narrazione. Ma ovviamente, no, poi il posto del primo assassino, cioè l'autore, viene preso dal secondo assassino, quello che sta nel libro, che effettivamente. Ma c'è una. Io aggiungerei un'altra cosa. Quando il lettore, no, legge un libro, va bene, e il libro narra un caso poliziesco, e quindi, come dire, il problema del libro è scoprire l'assassino, va bene? Cosa fa il lettore intelligente di solito? Si mette al posto dell'assassino. Cioè, quando deve cercare chi è l'assassino, va bene, scatta una logica, un meccanismo logico, per cui, no, il lettore si dice: se io fossi l'assassino, come avrei agito? Come avrei architettato il delitto? Quindi di fronte a un libro ci sono tre assassini: l'autore, il protagonista o antagonista, no, che si trova nella narrazione, l'assassino da scoprire, e il lettore. Bene. Allora, e poi ce n'è un quarto, quello che tu hai messo in certo, cioè uno che sorprende, due che stanno leggendo un romanzo. Ah, no, e Galeotto fu il libro. Sì, è praticamente il coso, la citazione da Dante, Divina Commedia, Inferno, il quinto canto dell'Inferno, i versi 127-138. Allora, per ritornare a Borges, dove l'ho messo? Aspettate un attimo, eccolo qui. Allora, questo è uno dei più bei racconti che si trovano nella più bella raccolta di racconti scritta da Borges, vale a dire Finzioni, questo è il titolo della. E all'interno di Finzioni si trovano appunto questi vari racconti, e tra questi racconti troviamo La morte alla bussola, che secondo me è uno dei più bei racconti che siano mai stati scritti in assoluto nella storia della letteratura. Qui troviamo un commissario di polizia, anzi, più che un commissario di polizia, perché quello viene alla fine, troviamo un investigatore privato che deve praticamente investigare sulla morte, no, anzi sulle morti, perché sono diversi i delitti, ok? E ovviamente questo investigatore privato, che è uno che ragiona moltissimo, che ha una sua logica, eccetera, a un certo punto si trova invischiato, no, nella logica dell'assassino. Allora, no, io vado subito alla lettura, no, perché ti direi di adesso, sì, perché mi sono accorto, allora, che conversando abbiamo quasi finito il tempo. Non mi dire. No, a dimostrazione questo di quanto la lettura può essere piacevole. Il nostro regista ci dice che, non, che abbiamo del tempo ancora. Ah, ci abbiamo del tempo, meno male. Allora, perché a un certo punto questo Leon Roth, che è l'investigatore privato, praticamente dovendo indagare su questa catena di delitti, si trova di fronte, no, viene preso in una specie di trappola, per cui si trova in una villa nella quale l'ha attirato colui che ha organizzato la catena dei delitti, e praticamente scopre che come dire, è stato giocato in qualche modo, è stato ingannato. Dopo il tramonto del 3 marzo, inizio del 4 marzo, dunque, almeno secondo il calendario ebraico, ritroviamo Leon Roth nella spettrale villa abbandonata di Trist-le-Roi. Qui, dopo aver girovagato per stanze, corridoi e piani della labirintica costruzione, viene catturato e consegnato al bandito Red Sherlock, il quale, avendo giurato 3 anni prima di voler vendicarsi su Leon Roth per l'arresto del fratello e per una sparatoria che l'aveva ridotto in fin di vita, può ora concludere la propria opera assassinando lo sfortunato poliziotto privato. Questo Marlowe, taciturno, è innamorato della tradizione ermetica e cabalistica. Le ultime parole del racconto sono: indietreggiò Sherlock, vale a dire
l'assassino, di alcuni passi. Poi accuratissimamente fece fuoco. Punto. E qui praticamente si chiude il racconto scritto da Borges. E io aggiungo, confessiamo la nostra ingenuità, ma anche il nostro conservatorismo. La morte dell'investigatore e il trionfo dell'assassino non ci soddisfano, ci lasciano anzi l'amaro in bocca. Di conseguenza, approfittando dell'implicito invito di Borges, qual era questo invito? È l'invito che lui rivolge sempre in tutti i suoi libri, no? Al lettore, no? E qual è questo invito? Quello appunto non soltanto, no, di immergersi nella lettura del libro e quindi in ciò che il libro racconta, narra, ma addirittura nel modificare il testo, nel modificarlo anche mentalmente, ovviamente. Io mi sono azzardato a modificarlo non solo mentalmente, ma anche per iscritto. Allora, di conseguenza, approfittando dell'implicito invito di Borges, interveniamo sul testo, proseguendo nel racconto e modificandone il finale. Virgolette, Leroth, dopo un attimo che sembrò un'eternità, sorpreso di non sentire alcun dolore e consapevole di non aver ancora superato il sottile confine che separa la vita dalla morte, riaprì gli occhi. Davanti a lui si stagliava, alta e impassibile, la nera figura del commissario Treviranus, quel commissario a cui era stato affidato il caso, va bene, ma che ovviamente Leroth, investigatore privato, non ne aveva assolutamente tenuto conto, perché voleva scoprirlo lui, diciamo, no, essere lui a scoprire chi fosse l'assassino, e quindi praticamente non tenne in nessun modo conto, no, della presenza anche, no, del commissario. E invece se lo ritrova questo commissario davanti a lui. La nera figura del commissario Treviranus, illuminata dalla luce della luna che penetrava attraverso le losanghe della finestra. Nella mano destra un revolver, ai suoi piedi, alla distanza di circa 2 metri, il corpo ancora caldo di Charles. Cioè il commissario aveva ucciso l'assassino proprio mentre l'assassino stava sparando all'investigatore privato, ok? Salvando così l'investigatore privato. I due tirapiedi del bandito giacevano a terra, immobilizzati ciascuno da 2 uomini in divisa da poliziotto. Treviranus si guardò verso Leroth cercando di non far trasparire l'ironico sorriso che gli increspava le labbra. «Non ho mai creduto», disse con decisione il commissario, ovviamente, «alla favola dei delitti maturati in ambiente ebraico, prodotto perverso di contese filosofiche ed esegetiche. Ho sempre pensato che il primo delitto fosse frutto del caso, opera di un ladro inesperto sorpreso sul fatto. Il secondo, chiaramente, era stato costruito a tavolino dallo stesso Sherlock. Per il terzo, avevo già espresso l'opinione che potesse trattarsi di un'abile messa in scena». Quando mi sono convinto che c'era da aspettarsi un quarto delitto, non ho fatto altro che pedinare la vittima designata, cioè lei, caro Leroth. Ho avuto ragione. Leroth non rispose, si sentì attanagliato da un'infinita tristezza. Comprese, all'improvviso, di essere stato sconfitto nella stessa giornata 2 volte. La prima da un volgare assassino, che l'aveva attirato nel fornello. La seconda da un modesto commissario di polizia. Ma, ancora più angosciante e intollerabile, un altro pensiero lo colpì, come un violento imprevisto pugno nello stomaco, facendolo vacillare. La storia, intesa come l'insieme indefinito degli accadimenti, è solo in parte frutto di un consapevole disegno, come invece pensava Leroth, sia pure di natura criminale o effetto di immutabili leggi meccaniche. La maggior parte degli eventi, invece, è figlia del caso. Cioè sono, come dire, gli accadimenti della storia, gli accadimenti che ci capitano nella realtà dei fatti, sono figli della casualità, dell'occasione, e non accadono in base a un preciso disegno. Questa è la lezione che ci consegna, diciamo, questo racconto, no, bellissimo di Borges, il quale Borges, ripeto, no, è talmente insuperabile come scrittore, anche come costruttore di intrecci, di racconti, eccetera, eccetera, che appunto invita continuamente il lettore, no, non solo ad essere lettore, ma a intervenire sul testo, a modificare il testo, va bene? Perché sa benissimo Borges, così come sa benissimo anche il lettore, diciamo, esperto, va bene, che
nel momento in cui ci si accinge a leggere un testo, no, non c'è soltanto il piacere dato, no, da quello che accade in quel testo, dalla narrazione ordita dall'autore, no, ma c'è un altro meccanismo che scatta nel lettore, nella testa del lettore, quella cioè, no, di voler essere innanzitutto lui ad aver scritto quel testo e magari ad averlo scritto in maniera diversa rispetto a come l'ha scritto l'autore. Fateci caso, questa è un'esperienza che capita a tutti i lettori, diciamo, che hanno... Passiamo a un altro genere, sì, cioè la recensione su un'opera teatrale o oppure cinematografica. Della musica, oppure della musica. O della musica. Eh sì, perché oltretutto, perché diciamo, i concerti... Sono i vari capitoli. Io ti pregherei di guardare l'Eurovisione che è di fronte a te l'Eurovisione. E di non lasciarti fuorviare dalla... presenza, sì, carismatica di Zaino, che è il nostro fotografo ufficiale. Comunque è bello perché sembra che c'è tanto pubblico dietro, capito? Allora, le recensioni musicali di solito ovviamente fanno seguito all'ascolto di un concerto. Io, diciamo, da sempre ho questo vizio di ascoltare concerti. Per molti anni sono stato anche abbonato all'auditorium, prima quello diciamo originale di Santa Cecilia lì a Via della Conciliazione, poi da quando appunto l'Accademia di Santa Cecilia si è trasferita al nuovo auditorio, quello di Renzo Piano, ovviamente ho fatto l'abbonamento all'auditorium Parco della Musica. Bene. Allora, questa è una recensione che si riferisce a un concerto che è andato in onda nel 2019, che è stato praticamente organizzato, no, è avuto luogo nel 2019, quindi prima del lockdown, perché poi con il lockdown per un anno praticamente non c'è stata possibilità di ascoltare alcun concerto, e in quel concerto c'era in programma, in cartellone, la terza sinfonia di Brahms e la morte di Isotta, preludi e morte di Isotta di Wagner, qualcosa di eccezionale, proprio il trionfo del romanticismo musicale. Allora, io ho scritto appunto la recensione e se avete pazienza ve ne leggo un pezzo. La Brahmsiana terza sinfonia, lo confesso, rimane, nonostante le sue manchevolezze stilistiche e la sua contraddittorietà, soprattutto in ragione del suo terzo movimento, poco allegretto secondo la benevola, ironica definizione dell'autore, ma in realtà un adagio di profonda, sofferta e rassegnata malinconia, l'opera per me e per la moltitudine degli estimatori del maestro amburghese più cara e più teneramente apprezzata. L'opera nella quale ritrovare con immediatezza e partecipazione la ribadita conferma della fantastica libertà, dell'infinito compiacimento dei grandi musicisti romantici e, insieme, l'espressione di un diuturno e tormentato esercizio volta alla ricerca di regole atte a dominare e incanalare verso la sensibile ed esteriore armonia dei suoni gli irrefrenabili slanci dell'interiorità. La terza sinfonia, nel succedersi ben distinguibili dai suoi quattro movimenti, descrive, o meglio dipinge, i momenti salienti di un'infelice, fugace e impossibile storia d'amore. L'innamoramento improvviso e travolgente, lo slancio incontenibile delle passioni, della passione oggettivati negli accordi ascendenti dei fiati e nella melodia appassionata dei violini che caratterizzano il primo movimento, allegro con brio. Poi la malinconica riflessione e il triste e doloroso presagio dell'imminente distacco e allontanamento dei due amanti che rappresenta la cifra del successivo andante, movimento che a buon diritto può definirsi contemplativo. Riflessione e contemplazione concludentesi nell'ampia finale melodia degli archi, commossa ed estrema perorazione.
lo struggente tema sviluppato e reiterato dai violoncelli a mezza voce, che esige e ottiene dall'ascoltatore quella totale e solidale partecipazione che ha reso questo terzo movimento, poco allegretto, così universalmente noto a chiunque vi si accosti anche per la prima volta. Infine, consumatosi il dolore e la pena per il distacco, un quarto movimento, allegro in fa minore, che, nonostante il persistere malinconico e nostalgico di un'inestinguibile memoria per una storia bruscamente interrotta, rappresenta l'inizio di una nuova, agitata e inquieta ricerca che si conclude in una dissolvenza delicata e solenne, sottolineata dal tremolio degli archi. Quindi, come vedete, anche una sinfonia è addirittura un movimento, cioè un pezzo di quella sinfonia, uno dei quattro pezzi, no? Può essere un testo, può essere vissuta, percepita come un racconto di una storia d'amore. Poi, il tema della morte, se ho ancora un po' di tempo, sì. Il tema dell'amore e della morte è centrale e sostanziale in Preludi e Morte di Sotta, quest'altro pezzo invece di Wagner. Una straordinaria cucitura in una sola e compiuta e perfettamente autonoma opera del genio wagneriano, della prima e dell'ultima parte del dramma musicale Tristano e Isotta, che in quanto opera lirica poté essere rappresentata soltanto nel 1865 a Monaco e grazie al sostegno del re folle di Baviera, Ludwig II, a ben 6 anni dalla conclusione della sua partitura. Mentre già nel 1863, dopo aver estrapolato dall'opera il preludio e la scena finale della morte di Isotta, spogliata però della linea vocale, e averle unito in un unico pezzo strumentale, quest'ultimo, titolo originario Liebestod und Verklärung, cioè Amore, Morte e Trasfigurazione, poté essere eseguito sotto la direzione dello stesso Wagner nella lontana San Pietroburgo. Ciò che colpisce nell'ascolto di un pezzo che può essere ben definito con la parola sublime, è l'estrema tensione che ne caratterizza, nei suoi vari passaggi, la durata, ben 16 minuti. Si ha l'impressione che attraverso la solenne, ampia e tenera melodia degli archi, l'anima voglia procrastinare il più possibile il dileguare dell'essere, vale a dire l'abbandono della dimensione temporale, verso la quale, nonostante l'inestinguibile dolore da essa procurato, si incomincia a nutrire un sentimento di struggente nostalgia di fronte all'inevitabile ingresso nell'eternità, nel nulla eterno. Tensione che si scioglie, alla fine, nella solenne cadenza che, come luce abbagliante ed ex lust, suprema e perfetta volontà, tutto trasfigura, purificando e sciogliendo il groviglio delle passioni. Ecco, una lettura, come avrete notato, goduriosa. Penso molto che goduriosa. Sia. Quindi gode lo scrittore e permette anche di godere a noi, magari profani nella conoscenza della musica, di avvicinarsi alla musica. E qui colgo un aspetto importante nella scrittura di Francesco Sirleto, che è la sua carriera di docente. Non si insegna inutilmente per 40 anni perché l'insegnamento permette una vigilanza continua sul modo di esporre e quindi di cercare la massima chiarezza innanzitutto e poi di attirare l'attenzione. Non è facile attirare l'attenzione di adolescenti che a un libro preferiscono magari la compagnuccia o certo. Viceversa. Quindi, però il giovane riesce a capire quando dall'altra parte della barricata c'è passione, c'è capacità di cogliere le dolcezze e le asprezze di un testo, di affrontare le complessità, perché alcune letture che sono fatte in questo libro sono indubbiamente più complesse, quindi richiedono, specialmente quelle a carattere filosofico, richiedono più attenzione, però e la passione e la chiarezza nello stesso tempo che aiutano il lettore. Quindi io sono felice come editore di aver prodotto un libro che normalmente può essere considerato palloso, perché un libro che parla di libri viene visto con molta diffidenza, invece affrontato in questa maniera, come vedete, attira il lettore. Ma c'è un altro aspetto che io vorrei
fosse evidenziato nella tua. A me ha colpito molto questo tuo amore per New York, che a prima vista potrebbe essere la classica, così uno la potrebbe etichettare come questa esterofilia che ci colpisce un po' noi italiani, se non fosse controbilanciata da un uguale amore e passione per questa città e per le zone periferiche di questa città. Quindi io ti chiederei, in uno sforzo supremo di sintesi, perché ti piace New York e perché ti appassioni su questa nostra città dai problemi eterni. Allora, perché mi piace New York? New York mi piace perché in piccolo, ma mica tanto piccolo, perché New York è sempre, diciamo, una grandissima città, una metropoli, rappresenta il mondo. Praticamente in New York trovi tutto il mondo, trovi tutte le lingue del mondo, trovi tutte le etnie del mondo, tutte le esperienze del mondo. New York è un concentrato, quindi è qualcosa, una specie di caleidoscopio di ciò che oggi è effettivamente il mondo. Va bene? A New York trovi tutto, okay? E quindi già questo, no, ti, come dire, ti entusiasma, va bene, no? Cioè, tu stai a New York ed è come se fossi in tutto il mondo, come se fossi in ogni città del mondo, va bene? C'è la comunità cinese, la comunità messicana, la comunità spagnola, la comunità italiana, praticamente trovi tutte le patrie del mondo concentrate a New York. E questo è veramente qualcosa di incredibilmente bello, no? Poi New York rappresenta la modernità. New York non ha una storia come ce la può avere Roma o Atene, no? O Parigi anche, no? Anche se ha una storia, diciamo, più limitata, va bene, rispetto a Roma e a Atene. Però comunque è sempre una grande storia, una storia che si svolge nel corso del millennio. New York no, New York nasce come un piccolo villaggio nel 1600, va bene, un villaggio oltretutto fondato non dagli inglesi ma dagli olandesi, poi arrivano gli inglesi, cacciano via gli olandesi e se la beccano loro, diciamo, questo piccolo villaggio. Poi a partire dal 700, piano piano, diventa prima una cittadina, poi una città, poi una grande città, poi una metropoli, va bene? E come lo diventa? Sfruttando ovviamente tutta la moderna tecnologia, tutte le moderne tecniche di costruzione, l'industria moderna, no? Il commercio moderno, diventa il centro del commercio mondiale. E a New York comincia, come dire, ad affluire, no? Il mondo. Tutte le varie comunità mondiali che si trovano nel mondo cominciano ad arrivare a New York. E New York, anche per non fermarsi a New York, ma comunque devono passare da New York, devono necessariamente passare. Perché New York è la porta, no, della nazione, che è la guida della modernità, che è la bandiera della modernità. Questo è il secondo grande motivo per cui bisogna fare i conti con New York. E ovviamente ciò non significa che poi, no, io sono, come dire, newyorkese, dimentico di essere romano, italiano, europeo, eccetera. È chiaro che ovviamente accanto all'amore per New York, no, c'è anche l'amore per Roma e soprattutto per la parte di Roma, no, che, come dire, è quella più popolare, quella oltretutto che ha una storia rispetto al centro di Roma, va bene, molto più recente, va bene, perché tutta l'enorme periferia di Roma, no, si è venuta, diciamo, ad affermare, a sviluppare, no, a crescere, no, a partire, diciamo, grosso modo da quando Roma diventa capitale d'Italia, ma la grande crescita c'è stata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E qui, praticamente nella periferia di Roma, troviamo un altro elemento che ci ricorda in qualche modo New York. Qual è l'altro elemento? Il fatto che appunto questa grande periferia di Roma è un coacervo, una miscellanea
di tutte le razze che si trovano nel mondo. Come prima è stato per le varie regioni italiane. Che sono esatto, perché prima eravamo, come dire, 40 anni fa, 50 anni fa, la periferia romana era la periferia dei calabresi, dei siciliani, degli abruzzesi, dei sociari, dei campani, dei marchigiani, eccetera. Adesso invece è la periferia, accanto ovviamente alle vecchie comunità regionali, no? La periferia dei cinesi, dei bengalesi, dei romeni, dei marocchini, dei filippini, eccetera, eccetera. Anche in questo, diciamo, Roma assomiglia a New York, ma dobbiamo ricordare che in qualche modo, per essere, diciamo, lo specchio del mondo, Roma ha anticipato di più di, come dire, di 1500-1600 anni la stessa nascita di New York, perché ciò che è New York adesso lo era Roma 2000 anni fa, non dobbiamo mai dimenticarlo. 2000 anni fa era Roma, no? La miscellanea, no? Cioè quella che teneva insieme tutte le razze del mondo, tutte le lingue del mondo. 2000 anni fa, se capitavi a Roma, praticamente poteva, come dire, ascoltare tutte le lingue che si parlavano nel mondo di allora, e potevi, se eri religioso, praticamente, no, andare in tutti i templi, va bene, di tutte le religioni del mondo. Pensate un po', non ce lo dimentichiamo mai. Infatti, e poi soprattutto non dobbiamo mai dimenticarci che Roma in pochi anni ha ingoiato 600.000 italiani che sono venuti da... E noi attualmente, con personaggi politici che non sanno assolutamente niente di storia, vorrebbero allarmarci su qualche migliaio di profughi che sbarcano sulle coste italiane. Cioè, Roma ha ingoiato 600.000 persone. Come minimo, una città come Torino ne ha ingoiati 500.000 in pochi anni, è passato a più di 1 milione di abitanti. Quindi perché, altro che invasione, perché dimenticarci di queste lezioni di vita e invece non studiare strategie per una migliore accoglienza e per una giustizia sociale, per una sicurezza, perché questi sono elementi che comunque esistono, però l'accoglienza è un dato fondamentale della nostra civiltà. Anche perché vorrei aggiungere un'altra cosa: quando 50 anni fa, 60 anni fa arrivavano i calabresi, i siciliani, gli abruzzesi, eccetera, va bene, no? Rispetto a una città già invecchiata all'epoca, con una media, diciamo, no, abbastanza alta, una media d'età abbastanza alta, quindi che cosa? Qual era il primo effetto di questa immigrazione? Il ringiovanimento, della popolazione romana. E la stessa cosa adesso capita adesso, va bene? Perché nel frattempo, ovviamente, quei giovani immigrati di allora sono diventati vecchi, no? Siamo noi, praticamente. No, sono quindi... diventati vecchi. E quindi, come dire, una città, così come una nazione, non può vivere senza giovani. E se non li facciamo noi i giovani, noi chi li deve fare? Stiamo regalando i nostri giovani migliori alle altre nazioni. Cioè io ho un amico, un giovane, che ha preso un dottorato in Tunisia, quindi perché oppresso dai baroni universitari, non aveva a venire, quindi sta in Tunisia e tra l'altro lo pagano anche bene, 3.000 euro al mese. Quindi, dicono, ecco, quindi i giovani bisogna che si sveglino o danno il giro ai vecchi, che sarebbe anche ora, oppure trovino altre strade da percorrere. È spiacevole che dopo che noi li abbiamo educati, istruiti, eccetera, poi li regaliamo stupidamente alle altre nazioni, ed è un fatto molto preoccupante che deve farci riflettere profondamente. Anche perché adesso stiamo parlando di risorse enormi che l'Europa ci dà, ma poi ci accorgiamo che ci mancano i carpentieri. Sì, i carpentieri, i tornitori. Tornitori. Ma ci mancano anche i cosi, ci mancano anche, sentivo, diciamo, alcuni giorni fa, che mancano coloro che sono in grado gli alberi, come se, che gli si fa gli alberi? I potatori, i famosi potatori. Sì, sì.
Cioè praticamente stiamo senza votatori, noi che siamo stati per secoli e secoli un popolo contadino, adesso ci mancano i votatori, coloro che sono in grado e capaci di potare gli alberi. E quindi dobbiamo prendere adesso. Regalaci un altro testo, a tua scelta. Sì, va bene. Visto che hai parlato di New York, parliamo di... appunto. Allora, uno degli ultimi film di Woody Allen, un giorno, eccolo qui, un giorno di pioggia a New York, ovviamente non lo leggo tutto, diciamo, cominciamo da metà. La vicenda in vera è piuttosto leggerina, il tutto si svolge in un solo weekend a New York, meta di due giovani fidanzati, Gatsby e Ashley, interpretati da due semi sconosciuti, Timothée Chalamet e Elle Fanning, volenterosi ma alquanto impacciati nelle rispettive parti, appartenenti entrambi alla ricca borghesia finanziaria che ruota intorno a Wall Street. È una coppia non molto ben assortita, con caratteri, gusti estetici e formazione culturale molto differenti e pertanto destinata ad un'inevitabile separazione al termine di un breve fine settimana caratterizzato da una pioggia incessante che contribuisce a tenere lontani i due giovani per la maggior parte del tempo. Una separazione che, inoltre, è facilitata dalla scoperta per lui di una nuova fiamma, chiamata Shannon, interpretata da Selena Gomez, una ragazza molto più determinata e dalle idee più chiare rispetto ad Ashley, e il cui temperamento e la cui formazione risultano essere complementari a quelle di Gatsby. I tre protagonisti si incontrano, si separano, poi si ritrovano, poi si rilasciano, attraversando ambienti interni ed esterni nei quali è facile imbattersi in personaggi tipici dell'alta e ricca società newyorkese, portatore di molti vizi privati, un uso smodato di alcolici e di stupefacenti, una rincorsa affannosa alle occasionali e brevissime relazioni sessuali, una superficiale e mercificante strumentalizzazione della cultura e dell'arte, relazioni intrafamiliari artefatte e regolate da una logica mercantile e di scarse o inesistenti virtù pubbliche. Ma allora perché il film in fondo piace? Devo infatti confessare il mio compiacimento, o meglio gradimento, per questa ennesima e 49esima prova registica del vecchio Allen. La causa è una sola: New York, una città stupenda, unica, inimitabile, bellissima sotto la pioggia autunnale, con le foglie gialle che cadono dagli alberi e ricoprono con una coltre vegetale le strade e i marciapiedi, con le immagini della passeggiata di Brooklyn, con le finestre e i ballatoi e le scale di servizio dei vecchi palazzi di Manhattan, con i viali di Central Park, con sullo sfondo i grattacieli, con le splendide sale e le ricchissime collezioni del Metropolitan Museum, con i vecchi negozi di dischi in vinile del Village, con il sottofondo delle belle canzoni melodiche e sentimentali degli anni 40 e 50. Nessuno meglio di Allen riesce a descrivere, qui in verità lasciandosi aiutare dalla splendida fotografia vintage di Vittorio Storaro, la magia multicolore della Grande Mela, la sua multietnicità e multiculturalità, la struggente bellezza dei suoi due grandi fiumi, dei suoi magnifici ponti, del suo cielo pieno di nuvole che nessun grattacielo riesce a nascondere. Allen ci descrive nei suoi film il meglio di New York, allo stesso identico modo con il quale i grandi scrittori ebrei newyorkesi, Philip Roth e Paul Auster, ne dispiegano nelle pagine dei loro romanzi i lati nascosti, le pieghe più oscure e tenebrose, i misfatti più atroci e le violenze quotidiane consumate dal potere economico e politico. Infine, se mi è consentita una nota personale, i film di Allen, anche quest'ultimo, non eccezionale, Un giorno di pioggia a New York, mi richiamano gradevolmente, gliene sono grato, alla memoria i bei giorni, non molti in verità, trascorsi nella Grande Mela nei soli due viaggi effettuati nel 2005 e nel 2006. Giorni pieni di sole, di lunghissime passeggiate a piedi, di intere giornate passate nei suoi strepitosi e ricchissimi musei, di facili e frequentissimi spostamenti in metropolitana, di veloci pranzi e cene più sostanziose nei suoi economici ristoranti etnici e delle innumerevoli novità conosciute in una città dalle risorse inesauribili. Questa è pure una nota personale. Io ringrazio Francesco Sirleto. Grazie a voi. Spero che vi abbia appassionato. Allora, il libro è Il piacere dei testi, ha un costo proibitivo di 12 euro, quindi costa meno di una pizza con birra, e naturalmente è un libro che può farvi compagnia e può stimolare soprattutto altre letture, perché uno degli scopi di questo libro è
di condividere il piacere dei testi con molti altri lettori. Qui siamo nella casa giusta, il mattone di Alessio Zambardi, che io ringrazio e che ospiterà domani generosamente anche quest'altro libro, Gli anni dall'alto, che è di Tonino Orlandi, che immagino che tu conosca. Sì, l'ho conosciuto molti anni fa. Ed è naturalmente un libro autobiografico, quello che ci promettiamo di scrivere ma che ancora non abbiamo scritto. Mentre con Francesco Silveto stiamo affrontando una nuova avventura, che è raccontare i primi anni di un sindacato degli inquilini che abbiamo contribuito a fondare in Sunia quasi 50 anni fa. Siamo tra i fondatori del Sunia. Ricordo lui. Grazie a Enzo Luciani che ha fatto le riprese, grazie ad Aldo Zaino che ha fatto le fotografie. Perché poi pubblicheremo online. Se dovete mettere in piedi, poi faccio una foto. Va bene. Con le libri.